bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi parare, cioè lo Spirito Santo, ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. Carissimi fratelli, carissime sorelle in Cristo Gesù, viviamo questa sera questa bella festa di Maria nella splendida apparizione di Fatima, alla luce dell'angelo della pace che l'ha anticipata, proprio perché lo Spirito Santo, da cui solennità celebreremo domenica, ci ha illuminato, ci ha fatto vedere con uno sguardo nuovo Gesù e sua madre. E la madre di Gesù non ha cessato, dal momento del suo concepimento, di continuare ad accompagnare noi, suo popolo, come vedo così numeroso questa sera, nel cammino della nostra vita, che può talora assumere posizioni indebite, che non favoriscono la nostra crescita, come Don Vittorio ci ha richiamato, ma che proprio attraverso questo gesto, questo pellegrinaggio, noi vogliamo convertire, vogliamo essere come un'enorme cerchia stretta intorno a Maria che ci indica la via del Signore Gesù, che è ancor più presente tra noi ora in forza dello Spirito Santo, che è sopra di noi, come dice San Giovanni, che è tra di noi e che è in ciascuno di noi. Gesù è presente in modo vivo per la potenza dello Spirito e per l'aiuto che Maria ci dà. Chiediamo a lui quindi, nel cammino che faremo fra poco, simbolo della nostra stessa vita, chiediamogli di poter portare nell'esistenza quotidiana la forza che deriva dall'amore che Gesù ci vuole, la forza che viene dal Padre a colui che Lui ci indica come la radice dell'amore, dal consiglio, dalla fortezza che viene dallo Spirito, che ci guida come Chiesa, come comunità, ma ciascuno in modo preciso, personale, ci guida nel nostro destino, che se noi non ci rifiutiamo esplicitamente, è un destino di bellezza, di bontà, di verità, di unità. Come non pensare, carissimi, alle migliaia di nostri ragazzi e ragazze che stanno ricevendo in questo tempo il dono dello Spirito Santo nella Santa Confermazione. E come pregare per loro sarà una delle grandi intenzioni nostre questa sera, se non siamo disposti a lasciarci cambiare dal Paraclito, colui che chiamiamo vicino a noi, perché ci regga, ci sorregga, e quando capita ci corregga e ci consenta una vita più degna, vissuta nel quotidiano, perché Gesù si è incarnato, il Figlio di Dio si è incarnato per accompagnarci nella vita quotidiana, degli affetti, del matrimonio fedele che ha aperto la vita, della famiglia che nasce, dell'educazione, della crescita dei nostri figli, dell'accettazione della prova, del modo con cui portiamo il dolore,
uomini per costruire una vita buona dentro la nostra Milano e dentro tutta la nostra società, per il modo con cui vogliamo condividere tutti coloro che sono nel bisogno, più poveri, più emarginati. Quindi intraprendiamo il nostro cammino attraversati, mentre seguiamo il ritmo del respiro dell'Ave Maria, del Santo Rosario, attraversati da questa domanda del cuore: Maria, tu che sei l'ausilio, l'aiuto dei cristiani, vieni in soccorso a me e a tutti noi in questa serata. Vieni, perché senza di te non riconosciamo la potenza di Gesù presente nella nostra vita, nella nostra storia. Tu ci porti a Lui, ma noi questa sera vogliamo lasciarci. Rinunziate a Satana e a tutte le sue opere. Rinuncio.
e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Ci svegliamo da sonno
questo ci impegniamo a imparare ovviamente il nostro tempo di vista pastorale, la mentalità con cui Gesù guardava il mondo e le cose, a provare a vivere gli stessi sentimenti che lui viveva, una intelligenza commossa e capace di azione per la conversione nostra e del mondo intero. Il Signore sia con voi. Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.